Buongiorno a tutti, domenica mattina, io mi sono alzata da quarto d'ora credo, sono le 8:53, adesso mi faccio un latte matcha perché non c'è più caffè. Ieri dovevo andare a fare la spesa, gli ho detto vado più tardi perché nel primo pomeriggio volevo fare qualcosina in casa. E poi ci hanno chiamato i nostri amici per andare a fare l'aperitivo in centro a Vercelli e siamo rimasti poi lì anche a cena, quindi non sono più riuscita ad andare al supermercato. E Ale è rimasto da loro a fare il pigiama party ieri sera, quindi adesso è da loro. Io adesso faccio colazione senza caffè, come dicevo, perché devo andare a fare la spesa, ma non sono andata. Dopo vado al supermercato, così compro due cosine che mancano e poi passo a prendere Ale per portarlo a casa. Io mi devo ancora lavare, cioè faccia, denti, preparare tutto quanto. Prima mi faccio il latte perché ho bisogno di ripigliarmi un attimo. Stamattina temporalone, ha piovuto, ha fatto tuoni, fulmini e adesso è un po' grigino. Spero che si riprenda un po' nel pomeriggio perché volevo fare un giretto in bici, ma non lo so, al momento la giornata fa un po' schifo. Comunque, vado a fare la colazione, mi do una sistemata e basta. Allora, mi sono data una sistemata, adesso poi vado a vestirmi, ma dopo, perché sono ancora in semi pigiama, comunque tenuta casalinga. Volevo farvi vedere il nuovo set di pentole che ho preso di recente su Amazon. Allora, ho visto un TikTok, mi sembra, o un reel di Instagram. Sapete quei reel un po' impostati dove fanno vedere che aprono i pacchi, dove fanno vedere le cose utili di Amazon? L'ho visto in uno di quei reel lì. Mi sono piaciute veramente tantissimo. Sono andata un po' alla ricerca su Amazon perché non c'era il link sotto questo video e quindi ho cercato batteria di pentole e mi sono venute fuori tra le prime tre scelte. Tra l'altro erano in offerta perché c'era uno sconto del... non era del 20, no, era uno sconto di 20 euro sul prezzo dell'articolo che durava fino al giorno dopo e questo mi ha invogliato anche a fare l'acquisto perché comunque 20 euro su, mi sembrava costasse 95 il set, insomma non era poco, quindi ci ho pensato un giorno, ma il giorno dopo le ho prese. Ho letto un po' le recensioni, erano tutte buone, anzi alcuni dicevano che sono anche migliori di quelle della moneta, mi sembra sia il set italiano, che è molto simile, che ha i manici che si attaccano e si staccano e quindi l'ho preso, insomma.
Adesso ve lo faccio vedere perché è veramente molto bello. Io non ho ancora utilizzato niente perché mi è arrivato ieri, l'ho giusto aperto, lavato e messo via. Adesso lo tiro fuori così vi faccio vedere i pezzi che compongono il set, vi faccio vedere un pochino meglio le pentole perché è veramente molto molto carino. Allora, come vedete è un set molto compatto, nel senso che sia le pentole che le padelle vanno una all'interno dell'altra, quindi è anche comodo da ritirare e occupa pochissimo spazio. Allora, il set è composto da due manici, questi qua, che si agganciano in questo modo qui e si sganciano, sono veramente molto comodi, anche perché potete andare a mettere la parte senza il manico dentro il forno senza problemi. Quindi due manici, poi due coperchi, uno grande col bordo in silicone e uno più piccolo sempre col bordo in silicone e con questa apertura laterale per far spazio al manico, diciamo. Ok, poi vi arrivano due coperchi da mettere in frigo, sono i coperchi della pentola, vedete? Se avete qualcosa che vi avanza, volete ritirarlo, mettete semplicemente il coperchio e mettete in frigo. Anche questi sono di due misure. Poi abbiamo due pentolini, uno un po' più piccolo e uno un po' più grande che ha anche il beccuccio. Sono fatte bene perché sono belle spesse, belle robuste, infatti sono anche un po' pesanti. Non pensavo sinceramente quando ho fatto l'acquisto, perché a volte si prendono delle sole, anche leggendo i commenti non vi arriva poi quello che invece vi aspettavate. Invece in questo caso, credetemi, ne vale davvero la pena perché sono veramente molto molto belle. Non le ho ancora provate, come vi ho detto, ma vi farò poi sapere. Qui ci sono invece le padelle, stessa cosa, una più piccolina, una molto grande e molto capiente, anche molto profonda, e un'altra padella un po' più grande di quella lì ma più bassa. Questo è il set che vi arriva. Vi faccio vedere come si aggancia il manico, è molto semplice, lo appoggiate, premete, il manico è agganciato, non va da nessuna parte. Quando dovete sganciare invece schiacciate e togliete, e poi vi dirò man mano che le provo. Allora, pronta per uscire, lascio solo le chiavi, sennò poi non riesco più a entrare se ci sono le chiavi dentro. Ok, allora sono le 10, io adesso vado al Carrefour. Comprare due cosine e tutto bagnato, e poi vado a prendere Ale. Sono appena arrivata al Carrefour, sono tutti con le maniche lunghe, la giacca più o meno smanicato. Cioè, io sono uscita in maniche corte. Sono matta io o sono matti gli altri? Perché la mia macchina segna 21 gradi fuori. È solo che mi vergogno un po', sono tutti con la giacca e non ho nessuna giacca in macchina. Ma che mi frega.
Allora, rientrata a casa, ovviamente Ale non era così contento di lasciare il suo amico e tornare a casa, vabbè, sono andata a fare anche la spesa, non vi faccio vedere le cose che ho preso perché sono davvero sempre le solite cose, quindi non ha senso tutte le volte farvele rivedere. Adesso vado a svuotare la lavastoviglie, tra l'altro ho lavato i filtri della cappa, perché erano in uno stato indecente. Io li vado a mettere in lavastoviglie tranquillamente, proprio senza nessun problema e fatica zero. Vi assicuro che vengono perfetti, adesso ve li faccio vedere. Sono perfetti. Vedete? Venuti benissimo. Si ossida un pelino questa parte qua, perché non lo so, però gli passo il Biomax, questo qui, e ritorna bella come prima. Adesso vado a vedere se sono asciutti, ma penso di sì, perché la stoviglia è finita ieri sera, quindi sì, direi di sì. Li vado a rimettere nella cappa e poi vado a preparare il pranzo. Allora, ieri, non ve l'ho più detto, ma mentre Ale era a nuoto sono andata da Zuiki e ho preso questo vestitino veramente molto carino, 13 euro, davvero niente, con questa collanina insieme. Questa qui è una, beh, un po' triste, però ci stava bene sopra ed è veramente molto bello. Questo è in poliestere, un tessuto molto elastico, molto morbido, cade davvero bene e mi è piaciuto subito, quindi l'ho preso. Poi ho preso anche una maglia sul verdino da mettere con quei pantaloni che ho preso col risvoltino sotto e oggi mi sono presa anche le calze della Puma, perché io veramente nel tallone le distruggo e quindi ogni tanto le devo cambiare. Queste qui 6,50 euro mi sembra, le ho prese al Carrefour. Sono veramente molto comode, di solito le prendo su Amazon, le prendo sia per me che per i ragazzi, perché anche loro, anche per loro sono davvero comode. Per loro prendo quelle col bordino invece, mentre per me queste qui senza, che si mimetizzano un po' di più con le sneakers, e faccio un ordine unico. A sto giro loro ne avevano un bel po' e invece io no, e quindi le ho trovate alla spesa e ho fatto che prenderle. Di pranzo vado a preparare un pezzo di salsiccia che ho arrotolato e ho messo sugli stecchini, e poi ho preso queste coscette di pollo tagliate aperte che sono veramente buone. Le faccio sulla piastra, sono fatte così, hanno l'osso da una parte e il pezzo di coscetta aperto dall'altra. Si fanno sulla piastra, sulla griglia, al barbecue, come volete. Sono già condite, sono comodissime quando c'è poco tempo perché sono già pronte. E poi vado a fare anche gli asparagi, li vado a sbollentare, li ho presi oggi, erano veramente molto belli, e li vado a sbollentare, poi dopo li vado a condire o in insalata con un filo d'olio, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di aceto, altrimenti li faccio col prosciutto, con l'uovo, col parmigiano, insomma ci sono tanti modi per farli, oppure il risotto, solo che a me il risotto non è che mi piaccia proprio tanto, invece mangiati così come contorno li preferisco.
Allora, ci siamo tutti preparati perché adesso... Intanto vi faccio vedere l'outfit. Tac. Perché adesso andiamo a Vercelli, anche oggi, tanto per cambiare. Cos'è che andiamo a fare? Geocaching. A cercare... Allora, è un'applicazione, giusto? Sì. Si chiama Geocaching, magari ve lo scrivo qua sotto. Che cosa fa questa applicazione? Allora, in poche parole, dei volontari nascondono delle cose in giro per il mondo e in questa applicazione ti dicono dove si trova e ti danno l'indizio per trovarlo e tu li devi trovare. Quindi vai a cercare queste... Cosa sono, dei bussolotti? Sono solitamente delle scatole con dentro un foglio in cui ti firmi. Ok, quindi noi andiamo a cercare il foglio e firmiamo. Sì, ma è geocaching. Geocaching? Vabbè, ve lo scrivo qua sotto, così non ci sbagliamo. E quindi si va a fare questa ricerca e magari ci prendiamo anche un gelato. Così. Ciao, addio. Ci vediamo tra un attimo. Ciao. Forse fra un'oretta ci siamo organizzati per il giro da fare. Questo qua. Meno male che siamo a Vercelli, non a Roma. In linea d'aria? Ma da qua siamo lontanissimi, ma quando siamo qua siamo a meno a 200 metri. Siamo a quanto siamo da Via Libertà quando siamo qua. Dai, ma fidati di me, fai far storia da me. Bro. Sono il suo bro. Ma puoi fare a bagno? Faccio io strada. La strada c'è più capace di te. Vabbè, allora facciamo così, io spengo il telefono, fate voi. Esatto. E noi vi seguiamo. Diteci solo in che via andiamo, che noi sappiamo almeno dove è la via. Liberty. Liberty addirittura. L'acqua può essere abbastanza medievale. Allora, quindi abbiamo indovinato il quesito per avere l'aiuto e l'aiuto adesso ci ha dato delle coordinate in cui andare a recarci per trovare il biglietto per firmarci. Punto 481 est. Spazio 008 gradi. Allora, siamo arrivati nel posto giusto, abbiamo visto anche la foto, ma non c'è il bussolotto purtroppo. Si vede che qualcuno se l'è portato via. Adesso passiamo al prossimo obiettivo e vediamo se lo troviamo. Ovviamente abbiamo scritto che nell'app che non l'abbiamo trovato, l'abbiamo segnalato. Se l'è portato via e allora verranno a riprenderlo. Passiamo al prossimo step. Andiamo! Sono lì, dobbiamo andare là, ragazzi. Colore della facciata. Dobbiamo andare davanti e vedere. Eh sì, dominiamo la facciata. Andiamo. Street of the Synagogue of the Porter. Guarda. Siamo davanti alla sinagoga perché dobbiamo cercare le prossime coordinate per il prossimo bussolotto e stiamo risolvendo un quiz che ci chiede delle caratteristiche della sinagoga da inserire. Se sono tutte giuste ci dà le coordinate per il prossimo bussolotto, giusto? Ho detto grey, ma non è. E uno ce l'abbiamo, adesso ho trovato il bussolotto e adesso dobbiamo segnalarlo. Scatto foto. Facciamo la foto e la pubblichiamo sull'app. Vittoria! Siamo contenti, io no? Allora. Io sono molto contenta. E adesso lo rimettiamo al suo posto. Allora, il secondo. Sì, il bigliettino, si è piegato. Vediamo se riusciamo a metterlo in tiro. Io apro questi. Sì, è lui. Sì. Ah, no, però questo qua l'hanno messo dopo. Vabbè, non importa. Vabbè, dai, firmate. Fiorino tratto coppa. No. Fiorino, dai, la maggioranza, va bene. Io l'ho detto che sono antipatici. Vince la maggioranza. Ti ricordi? Go. Mettiamolo, vi posizioniamo il bussolotto col bigliettino delle firme. Uno, due, vai. Da sopra. Non fa cadere il bigliettino, Robinson. Fatto. E non è. Visto che c'è ancora un po' di tempo, facciamo ancora una ricerca, l'ultima. Ce l'abbiamo fatta! No, non manca più adesso. Su. Allora, noi andiamo a fare il prossimo bussolotto, ma vi salutiamo qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!